Oggi insieme prepariamo la piadina all'aglio. Si tratta di una piadina sfogliata all'olio d'oliva, velocissima e gustosissima, con aglio e rosmarino. Per due piadine mettiamo in una ciotola 200 g di farina 00. Aggiungiamo 4 g di sale e 10 g di olio d'oliva. Prepariamo un trito di rosmarino e un peperoncino. Tritiamo finemente su un tagliere con un coltello. Aggiungiamo il trito di rosmarino e peperoncino alla farina. Aggiungiamo ancora uno spicchio d'aglio tritato finemente con uno schiacciaaglio. Infine aggiungiamo 100 g di acqua calda. E mescoliamo prima con un cucchiaio, poi continuiamo a mano e lavoriamo velocemente su un piano. Non serve lavorare troppo l'impasto. Otteniamo un panetto che lasciamo riposare per circa 5 minuti. Dopo 5 minuti andiamo a dividere il nostro panetto e lo dividiamo in due parti. Formiamo delle palline e lasciamo riposare ancora 5 minuti. Cospargiamo la base con farina e andiamo a stendere i due panetti in due dischi sottili. Pennelliamo ciascuno con dell'olio d'oliva. Infine, arrotoliamo e chiudiamo a formare una chiocciola. Lasciamo riposare così 15 minuti. Dopo 15 minuti, su un piano infarinato, andiamo a stendere le nostre piadine con un mattarello. Adesso non resta che cuocere le nostre piadine all'aglio nella padella calda. Lasciamo cuocere da un lato e dall'altro per qualche minuto. Quando le piadine iniziano a gonfiare, segno che sono cotte. A questo punto non resta che metterci a tavola. Le nostre piadine sono pronte, deliziose da sole, ottime con un condimento di aglio, olio e peperoncino, buonissime farcite con quello che preferite.